Ben ritrovati amici del TG Distretto, è mercoledì 19 aprile. Il Salone del Mobile è una vetrina dell'eccellenza italiana, lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipando al taglio del nastro del Salone che si tiene in Fiera Milano fino a domenica. Sentiamola. Non potevo mancare perché in questo evento sono raccolti alcuni dei principali filoni strategici sui quali questo governo intende lavorare. Punto primo, il mondo delle imprese, che sono le vere e uniche creatrici, insieme ai loro lavoratori, di ricchezza. E lo Stato, qualsiasi Stato che voglia avere delle risorse da redistribuire, deve favorire e sostenere la creazione di quella ricchezza. Anche le aziende del distretto ceramico sono protagoniste al Salone e al fuori. La prossima settimana vi racconteremo cosa stiamo vedendo in quel di Milano. Mentre va in onda questo TG, la nostra redazione o parte di questa è a Milano appunto per voi, per cercare di rappresentare al meglio e fornirvi al meglio quello che sta succedendo all'ombra della Madonnina. Ma il distretto è anche negli Stati Uniti, ad Orlando, per il Coverings, un mercato, quello americano, fondamentale per i bilanci delle aziende del distretto, ma ci sono paesi emergenti che rischiano di erodere le nostre quote. Su questo sentiamo Federico Curioni del gruppo Concord. C'è una fortissima pressione da parte di paesi che peraltro stanno producendo con livelli interessanti, a partire dall'India, per esempio. Più o meno c'è un aumento delle capacità produttive locali, anche se mantengono una percentuale che è sempre nell'intorno del 30%. Naturalmente siamo molto preoccupati dall'aumento di competitività e al parità della riduzione dei costi di trasporto da certi paesi, torno a ripetere l'India, e l'India oggi è sicuramente una delle aree globali che sta conquistando più market share negli Stati Uniti. Diciamo che dopo quello che è stato fatto in maniera assolutamente non solo giusta, logica, ma anche consapevole, razionale sull'export o diciamo sull'import dal punto di vista americano della Cina, oggi la Cina è stata sostituita non solo ma prevalentemente dall'India. L'India è un paese, per chi lo conosce, che può essere pericoloso come competitor. L'intralogistica è al centro dei processi di fabbrica, chiave di volta per una gestione efficiente dei flussi produttivi. La risposta si chiama SACMI Cassioli, Intralogistic, la joint venture tra SACMI e Cassioli, che si propone come fornitore globale di soluzioni per l'automazione della logistica degli impianti. La NewCo avrà una sede propria che sorgerà nella città di Imola e si occuperà della progettazione e fornitura di soluzioni complete per il governo, controllo e ottimizzazione dei flussi di materiali e dati all'interno della fabbrica. Vediamo il punto. All'edizione di quest'anno del premio Cirillo Mussini sono stati tre i premiati, le tesi di laurea premiate, e ce n'è una che volevo approfondire oggi, ed è quella che ci parla dell'intelligenza artificiale applicata al governo delle materie prime in entrata e in giacenza nei box delle unità produttive. Un'intelligenza artificiale che farà uso di droni che monitoreranno il volume, lo stato voluminoso delle materie prime in giacenza, argille in prevalenza, ma anche caolini, altri materiali, e con riprese, con telecamere fisse anche, si avrà la possibilità di gestire in automatico, in autonomia, quello che sarà il consumo delle materie prime e di conseguenza il fabbisogno. Una cosa nuova per il settore ceramico che ancora una volta
andrà a migliorare quello che è il contesto produttivo. Però il settore ceramico non deve fermarsi qui, deve andare oltre, deve cominciare a guardare fuori dai cancelli delle fabbriche, laddove ci sono le cave, laddove vengono estratte le materie prime, per valutare meglio come queste vengono estratte. Nel porto di Ravenna vengono formulate delle miscele vendute a Sassuolo, però si sa poco di queste materie prime. Ecco, noi dovremmo guardare al settore alimentare, quello che fa per esempio la Barilla, che addirittura esce dai cancelli della sua fabbrica per andare a monitorare le singole pianticelle di grano. Ecco, probabilmente il futuro della ceramica è obbligato a passare da qui. Un nuovo look per il Mapei Stadium, ci complimentiamo ancora con i neroverdi per la vittoria sulla Juventus per 1-0. Il progetto di ristrutturazione e manutenzione prevede interventi su tutte le facciate e in particolare nell'ingresso ovest, dove verranno ripristinati anche l'insegna Mapei Stadium, città del tricolore, il tunnel di accesso e la pavimentazione della passerella. Sulla facciata principale dell'impianto sportivo comparirà un'illustrazione dell'artista di origini reggiane Olimpia Zagnoli. Il tricolore sarà presente sul frontone centrale, su quattro grandi stendardi e sulle scalinate, con le alzate dei gradini che saranno dipinte di verde, bianco e rosso. In conclusione, amici, la nota dolente, il nostro debito pubblico che oggi supera i 2.832 miliardi di euro. Grazie, arrivederci a domani.